parlare d'architettura in questa sede è intimidante e sono contento che invece di portare qui per parteggiare con voi una riflessione più accademica o più di insegnante, invece di quello ho portato quattro dei miei ultimi lavori, probabilmente gli ultimi che sono stati finiti in questi anni. E credo che veramente questo ha tanto più senso che assaggiare di fare una riflessione a proposito di cosa sia l'architettura in un luogo come questo, che veramente possa tante questioni così importanti e così veramente rischiano a impaurire a qualsiasi fa architettura. Così, senza più introduzione, comincerò a parlare dei miei lavori. Questi lavori, come diceva, alla fine, volendo dargli qualche senso di metterlo insieme, al di più della pura cronologia, hanno un certo, veramente riflettono qualcosa che mi preoccupa molto da questi ultimi anni, e veramente quanto non sia possibile stabilire chiaramente quali sono i limiti dell'edificio, quanto l'edificio, la critica d'architettura ha parlato molto, veramente con buone ragioni, di fare quell'associazione fra edifici e oggetti, ma alla fine molto raramente gli edifici sono soltanto oggetti. Forse nel caso di questo edificio ancora l'oggettività sarebbe pregnante, ma la mia esperienza è che gli edifici sfuggono di quella volontà di essere ridotti a essere oggetti. E questa è un'esperienza che veramente ho sofferto molto in questi ultimi anni e che si rifletta nei tre primi progetti che vedranno qui. L'ultimo quarto porta la riflessione in un'altra direzione. Questo è un progetto a una città per noi molto importante, che è Toledo, una città compattissima, veramente agganciata alla topografia e alla geografia del nostro paese, quasi nel centro, un po' questo riconoscimento della sua centralità è stata presente nella storia di Spagna dai tempi pre-romani, romani e dopo, sotto la dominazione islamica e dopo con l'unità della Spagna. La città veramente identificata col greco, identificata con questo senso di essere fra terra e cielo, questo dramma di veramente riconoscere quanto la nostra vita si muove fra questi due poli e intorno il fiume, questo fiume che veramente fa i muri naturali della città, che l'hanno protetto, l'hanno fatto un castello in sé stesso, qui dominato ancora per l'Alcázar, per la cattedrale. In questa attenzione che gli spagnoli hanno dato a tutti i problemi d'architettura negli ultimi 30-40 anni, Toledo ha fatto dei piani regolatori identificando questa difficoltà di andare sopra, hanno assaggiato di fare qualche possibilità di facilitare ai visitatori andare alle cote più alte della città più facilmente. E questo progetto è cominciato parlandone di una scala che veramente permettesse a chi visitavano Toledo e arrivavano sia del treno o degli autobus fermarsi in una piazzetta
e prendendo le scale mobili andare sopra e essere proprio nel cuore della città, in quello che si chiama Plaza del Zocalo Verde. Il progetto pertanto doveva in un certo senso essere intorno a questa scala, che era veramente il filo conduttrice di quello che l'edificio doveva essere. Ma una volta che si costruiva la scala, il vuoto che bisognava fare permetteva mettere altri usi, e per questo il progetto parla soprattutto di quanto fare uso di quei spazi ancora utilizzabili nella città ha senso farlo. Si vede un modello che ci mostra là quanto questo, che veramente non è un edificio, che è una costruzione che si fa indietro un muro, se non soltanto si inserisce, rimane lo che era una volta che artificiosamente e dolorosamente si è fatto il vuoto, si è ricomposto in un senso di provvedere alla città con quei servizi, in questo caso un grande salone per 1000 persone, un centro congressi, una sala di pranzo per 600 persone, un parcheggio, tante cose, perché veramente non era possibile trovare un posto meglio che veramente contribuisse facesse più facile l'accesso in città. Qui vediamo un'altra volta, devo parlare dell'edificio, ma la costruzione, lasciarmi dire costruzione senza parlare soltanto edificio, perché la costruzione è rifare quel muro, ma quel muro ha bisogno pure di fare delle connessioni con quelle bocca, con quella bocca che identifica, individua le differenze altezze e parla di quella possibilità di entrare nell'edificio a livelli molto diversi. Qui si vede un'altra volta tutto quello che accade là, tutto quel parcheggio. Sanno che cosa qui stanno vedendo allo stesso tempo due immagini, e parlavo di una che non era ancora quella che voi avete nei vostri occhi, vi mostra allora il muro, queste porte d'accesso di due livelli diversi, la piazzetta alla quale si arriva di quelle scale che abbiamo parlato, e di là ci sono 100 metri per arrivare in centro città. E quello che si vede là è questo parcheggio che ha una suave pendenza, di modo che non ci sono degli elicoidi diciamo violenti, e invece quella suave pendenza facilita l'accesso e l'uscita del parcheggio, facendo la connessione con la strada che viene fuori. La sezione vi mostra là un po' come in questo caso l'architettura non è tanto, diciamo, l'espressione di quella connessione fra interno e esterno. Possiamo parlare probabilmente di due mondi diversi, del mondo di una condizione esterna che è stata data per la città, e un'altra interna dove l'architetto ha incastrato tutti quegli spazi, diciamo, che facilitano la vita sociale di Toledo. E qui si vede la scala dell'operazione, nei livelli sotto, i livelli del parcheggio, quel parcheggio che va in coincidenza con la strada, la via fuori, il muro
che, non, che rimane esattamente dove era, l'altezza che si è ribassato 1,5 metri per fare il profilo più dolce e gli usi degli spazi. Ma veramente fare tutto quello non era così facile. Tutto quello ha domandato fare questo taglio, un taglio in una rocca granitica, veramente dove la costruzione di questo edificio è stata fondata. Il coraggio dell'architetto è stato proporre alla municipalità fare uso di questo suolo indietro quel muro. Indietro quel muro era prima un parcheggio dei condizioni non così buone, non così belle. Quello che abbiamo fatto è veramente rimuovere tutto questo, rimuovendo tutto questo e mantenendo quello che era il muro, a fare uso nell'interno di tutti quei spazi connettati con quella scala che arrivava da dove lasciano gli autobus ai viaggiatori alle cote più alte. Qui abbiamo arrivato a quella piazzetta protetta con quel tetto del piano giardino sopra e le scale che portano a Socco Dover, che è veramente il cuore della città. E qui si vede questo assemblaggio, tutto è accaduto mantenendo integralmente gli edifici dal 1600 attaccati letteralmente al muro che è stato rimosso, quegli accessi che caratterizzano visualmente il muro nella distanza lunga della città. Quelle luci, queste luci artificiali mostrano questo accesso sia a quelle sale di pranzo collettive per grande festività dell'accesso al parcheggio. Qui l'edificio ci permette, da quei che vengono della città, ancora porsi come un diafragma per una cornice, questa architettura che incornicia tutto il mondo intorno è, al mio avviso, qualcosa o qual contributo dell'architettura a permettere agli altri di sfruttare tutta la bellezza del costruito. Qui siamo adesso, questo era com'era, esattamente com'era, come ho detto, abbiamo ribassato 1,5 metri il profilo orizzontale di quella mura di contenzione. Indietro ormai era, come ho detto, quel parcheggio, e una elevazione che vi mostra esattamente quanto si può chiamare a questo un edificio. Questa è la domanda che mi faccio io stesso e che veramente vi pongo pure a voi, perché alla fine l'edificio, diciamo che in una città così densa, così costretta da se stessa, dove non c'è posto per quelle attività sociali che desiderano tanto avere quel coraggio di rimuovere qualcosa che non si è fatto bene e invece farla meglio, questo mi sembra che è stato, diciamo, il più valioso contributo sia dell'architetto ossia della città a fare uso di un luogo come questo. Questa reversibilità dei fatti urbani anche mi sembra che è importante e che è qualcosa che vi parla in un progetto come questo. Non tutto può dire che merita
rimarre della maniera quale sia. In questo caso il vecchio parcheggio è stato trasformato in questo grande salone, qui si vede la piazzetta d'accesso, le sale di riunione di questo centro congressi, che è di quello che stiamo parlando, un livello più sotto, un livello che mostra adesso chiaramente quanto sta questo scatolone è stato capace di fare quegli spazi interni che hanno vita propria. Qui stiamo vedendo quel sala di pranzo che hanno l'uscita diretta. Qui la scala che vi mostro un'altra volta, la strategia più generale che è la ragione di vita di un edificio come questo. Come si vede l'edificio per quei utenti che non vogliono andare dietro insieme, fare uso dell'edificio come un artificio in città per la vita cittadina. Una visione un'altra volta di quei che vi ho mostrato prima, con questa accessibilità dei livelli diversi. Qui un'immagine di com'è l'edificio oggi, come vedete non si sente tanto cosa si è fatto, quella condizione pure pittoresca di tutte quelle finestre o contrafforti hanno a vedere con quel bisogno di dare risposta alla necessità dei sistemi meccanici dell'edificio. E qui vediamo l'edificio come è da Toledo. Veramente il ruolo dell'architetto è un ruolo tanto più modesto che quello di Alberti. L'architetto qui è un professionista che veramente, questo mi avrebbe piaciuto essere, fa col suo mestiere aiuto alla città per fare uso di un volume che era sottoutilizzato e che con questa rivisita della sua possibilità, senza alterare quello che è il profilo, quello che è la percezione della città è stato, diventa una cosa completamente diversa. Questo edificio a Toledo è stato un edificio difficile nella sua gestione, fatto senza tanti soldi. Io credo che ha avuto una durata nella sua costruzione 12-14 anni, con amministrazioni diverse, con tutte quelle procedure. E purtroppo io mi sento soddisfatto sotto questo profilo del professionista. Pensando in Alberti, è vero che sempre si è fatto la versione o una versione più all'uso di quello che è stato la figura di Alberti e di chi parla dell'architetto con un ruolo soltanto, come intellettuale o artista. Ed purtroppo quando uno va un'altra volta all'edificatoria, uno trova tante volte nel quale il ruolo dell'architetto che Alberti richiama ha ancora a vedere con questo senso, sto saggiando di non usare la parola funzionale, ma veramente il senso del rispetto agli utenti o il rispetto alla committenza è così presente in tutto quello che Alberti dice, che questa sensazione che l'architetto deve essere cosciente, consapevole dell'utilità e del valore dei suoi lavori per la vita sociale, mi sembra che non sia alieno agli interessi di Alberti. Questo altro progetto è un altro progetto che è un po' diverso, ma è un progetto che a me veramente interessa. È questo progetto del ricovero del Teatro Romano
in Cartagena. Cartagena è una città con una posizione nel Mediterraneo veramente privilegiata, e quello spiega quanto è stato identificata come tal da molti secoli prima Cristo, e che veramente è stato la base di quei cartaginesi che si hanno opposto a Roma. Quando Roma ha preso Cartagena, ha voluto, come tutti i conquistatori fanno, lasciare la prova di quanto era beneficioso per la città. Ha costruito dei monumenti romani o degli edifici romani veramente spettacolari, fra loro questo teatro. Ma questo teatro, guardate che 20 anni fa era, come vedete, uno dei quartieri più umili, accanto al porto. Aveva veramente fatto uso del suolo, e con tutte quelle case, il quartiere che è costruito sul teatro non lasciava tracce di che là ci fosse nessun teatro. Non accadeva come accade tante volte in Italia o a Roma, dove veramente i teatri o i resti romani ancora disegnano la traccia urbana della città. Là veramente era dimenticato tutto. E quando negli anni 90, ancora negli anni 90, cominciano a far qualche operazione del risanamento, gli archeologi discoprono o dicono che quei gradini possono essere i gradini di un teatro. Non erano neppure testi scritti che parlassero di quel teatro. La chiesa che vedete accanto è quello che si chiama Cattedrale Vecchia, è una cattedrale rifatta molte volte, l'ultima volta nel 19, ma nel 900, nell'Ottocento, ma che dopo è stata danneggiata nella nostra guerra civile ed è rimasto senza tetto. E quello fa ancora più drammatico questa operazione, nella quale si vedevano due rovine allo stesso tempo, di un carattere così diverso. La città allora mi ha domandato fare come poteva assorbere, come poteva quel vuoto che aveva diventato il teatro, poteva essere integrato in città. E questo è, diciamo, l'essenza di un progetto come questo. Allora, veramente, l'edificio che vedete triangolare in sotto è un comune eclettico del comincio del XX secolo. Il volume bianco prima è il volume di un vecchio palazzetto dell'alta borghesia della fine dell'Ottocento. Dopo c'era un vuoto, un luogo senza costruzione, e dopo la cattedrale vecchia e dopo il teatro. E allora abbiamo proposto fare questa operazione, che veramente fosse fare uso di quel palazzetto, passare sotto la strada, andare sopra in quella nuova costruzione che è messa fra tutti quei due edifici accanto, e andando sotto la cattedrale vecchia, apparire sul teatro che diventava l'ultima sala di un ipotetico museo. Quello che mostra l'eschizzo è quello che si vede più chiaramente, o mi piacerebbe che si vedesse più chiaramente, forse in una sezione come questa. Là vedete bene saggiamo di prendere i visitatori del museo nel livello sotto, nel livello del mare,
di fronte al comune, andiamo in questo piccolo edificio che doveva essere un centro di studi romani, sotto la strada, e in questo edificio fra le due altre si proponeva un spazio per mettere le scale mobili, le scale convenzionali, gli ascensori e gli elevatori che permettessero di andare sopra. I punti bianchi mostrano la strada sotto la cattedrale vecchia e l'ultima sala del museo sarebbe il teatro. In un certo senso può dirsi che questa è un'operazione un po' opposta, un po' l'immagine Le Corbusier che pensa l'architettura un po' facendo dell'itinerario l'immagine o il modo di pensare qual è il rapporto fra i differenti edifici. Qui accade un po' il contrario. Veramente questa è un'architettura che si basa in come si produce il movimento connettando tutti quegli edifici, ma non è l'itinerario chi definisce l'edificio, è più questo modo di collegare. L'operazione architettonica è un'operazione di collegamento, un collegamento che non si potrebbe dire neppure che si parla di un collage. Alla fine noi vorremmo che tutto quello che accade accadesse con un senso di continuità, di continuità argomentale, diciamo, che fosse capace di garantire la continuità di contenuto di questa architettura. Vediamo adesso in quei tre piante, quei livelli di cui ho parlato, il livello nell'accesso in quella piccolo palazzetto, il livello più alto all'altro lato della strada che mostra dove si trovano le scale e per ultimo quel percorso che, come dico, non è soltanto è un percorso che ci permette di dare un senso di continuità a quei pezzi che tutti insieme possibilitano questa lettura architettonica di un pezzo di città. Qui siamo adesso negli scavi, ci troviamo con queste cose, stiamo passando sotto la strada, stiamo adesso in quella strada, vedete in sezione il passaggio sotto la strada, dovete avvertire pure quanto ribassando l'altezza di quell'edificio dove si trovano le scale facciamo possibile la visione della cattedrale vecchia rifatta nell'Ottocento e facendo possibile anche una terrazza da un livello da dove vedere il mare. Quella strada in un certo senso definiva il mure della città cartaginese preromana. Stiamo adesso in quella strada nel quale questo può considerarsi proprio un omaggio alle scarpe di Verona, di Castelvecchio, dove questo gioco fra interno e esterno ci mostra parla a chi vanno in strada della presenza di quel piccolo museo.
qui siamo in questo teatro di grande qualità, stiamo parlando di un teatro degli anni 30-40 dopo Cristo, così di una arte romana veramente classico. Vediamo qui delle aree dei teatri, le scale che insensibilmente portano alla gente sopra, portano la gente sopra permettendo tutte queste visioni e rincontri con le strade e con il mondo della città. E si può dire che un edificio come questo è un edificio che propizia una lettura della città che ormai era là, che non si è tanto un spiegare o un diciamo proporre le costruzioni nuove, tanto più di questo dare un nuovo senso a tutto quello che ormai esisteva. Qui stiamo vedendo da sopra questa sala dove si trovano i pezzi trovati negli scavi. Siamo adesso sotto la cattedrale con quel percorso. Andiamo sopra la cattedrale anche con episodi di un interesse archeologico alto. Questo passaggio elevato ha permesso mantenere tutto quello che era il tetto di una casa romana violentamente scaduta. E qui arriviamo adesso al teatro. Siamo adesso nel teatro. Devo dire, un progetto come questo anche deve essere messo in confronto con altri atteggiamenti dell'architettura recente. Non so, mi riferisco apertamente al Teatro Romano di Sagunto, dove, perché parlando di una immagine come questa, io devo dire quanto le archeologie sono stato determinante, espliciti, dicendo che veramente quello che rimaneva del teatro doveva conservarsi del modo che era, che non era luogo per fare delle invenzioni o per fare delle ipotesi di come poteva essere le cose, neppure nei suoi aspetti essenziali. E per quello il progetto ha seguito molto strictamente quello che gli archeologi domandavano. Si vede pure in una immagine come questa, nel quale, benché abbiamo rifatto in parte la scena, si è rifatto veramente facendo quelle distinzioni tradizionali fra quello che è stato rimesso e quello che sono pezzi che si garantiscono, che si può garantire che eravano esattamente là. Veramente, quando uno vede un progetto come questo, alla fine dove è il gesto architettonico più chiaro? A me piacerebbe dire che tutto questo progetto in un certo senso è risolto stabilendo il limite, il contorno del teatro in un modo che veramente ci permetterà di avere di sfruttare e giovarsi del teatro visualmente. È come un grande giardino visivo nel mezzo della città. Abbiamo rifatto pure tutti quei giardini che oggi, 3 o 4 anni dopo, ci sono tanto più chiusi, più con i cipressi e gli alberi cresciuti, e che danno a tutto l'insieme questa visione di una dimensione più alta,
dicendo più alte vuol dire in una scala più grande, in questa scala cittadina, dove veramente il teatro, con tutto quello che era la scena, con tutto quello dietro, ancora senza scavare, è un voto che fa qualcosa nella struttura della città e anche in una struttura che si giova dei giardini e che veramente fa o mette o dà chiarezza a quello che è stata la sostanza costruttiva della città. Ma un'altra volta può parlarsi o può dirsi che questo sia un edificio, non è un oggetto, è un intervento, è un intervento nel quale l'architetto, i due progetti hanno qualcosa in comune, Toledo e Cartagena. Se potrebbe parlare veramente una conservazione che senza distruggere quello che è la percezione della città, fa che quello che rimane del passato sia più efficientemente messo in uso per gli abitanti della città. E qui si vede che veramente non l'intervento dell'architetto va della città, o l'uso che la città ha fatto dell'architetto ha messo di rilievo tutta questa possibilità di andare un po' al di là della idea del contesto, andare un po' al di là della idea di soltanto preesistenze ambientali per essere completate, invece ha un desiderio di essere più attivo e più dinamico, di darle a tutti quei pezzi del passato una possibilità di essere ricoverati in un senso tanto più non passivo. E quello fa che veramente l'edificio non si chiude in se stesso e purtroppo fa un'apertura che permetterà a quei che vengono indietro di saggiarsi di come proseguire tutti quei fianchi che hanno stato o sono stati lasciati aperti. Qualcosa ancora in rapporto con questo senso di risposta al mezzo, quanto gli edifici si stabiliscono, o la costruzione, o le costruzioni stabiliscono questo rapporto attivo con quello che ormai già al di là, è il modo che mi piacerebbe vedere un progetto come questo in Pamplona. Pamplona si vede una città pure romana nelle sue origini, dopo una città medievale importante, una città murata quando gli spagnoli hanno creduto che dovevano rinforzare tutta la linea di città parallele ai Pirinei, e dopo le estensioni soprattutto del primo secolo XX e dell'ultimo, e già lo si vede là tutto questo perimetro dell'Università di Navarra, un'università che ha avuto un insediamento un po' più geografico, si vede un piccolo fiume che va dal grande fiume della città a larga e che si può dire che struttura il campus dell'università. E là si vede il campus dell'università, è una università privata, una università che è veramente uno di quei pochi esempi nella Spagna nel quale
i dipartimenti sono un po' isolati e prendono vantaggio del paesaggio per fare l'insediamento. E già vediamo, a me piacerebbe veramente vedere questo edificio come un edificio che in un certo senso permette rivedersi o vedersi in un altro modo a tutto il campus. E vedrò adesso come e perché. Questo museo viene, o l'incarico arriva a me attraverso una collezionista, una persona d'età che voleva lasciare all'università la sua collezione d'arte, che era una collezione d'arte di pittori, artisti spagnoli degli anni 60-70 soprattutto. E, era centrata in tre pittori che forse non sono così conosciuti nell'Italia, senz'altro lo sarà Tàpies, ma non so se tanto Oteiza Palazuelo. La signora Huarte ha domandato all'università se poteva accettare il mio nome per fare questo museo. Le hanno detto che sì e io ho cominciato a lavorare nel museo pensando molto in questa collezione. Veramente qui vedremo soprattutto un modo di comporre, un modo di offrire agli occhi degli studenti, dei colleghi, come un edificio come questo è stato pensato. Cominciamo allora da queste tre sale, da questi tre piccoli tesori che dovevano contenere l'opera di questi artisti e veniamo, forse ancora siete capaci di identificare quei tre pezzi intorno ai quali hanno cristallizzato dopo tutti gli altri volumi, ma veramente sono quei tre pezzi, quei che possono essere considerati il comincio, veramente il embrio quello che l'edificio voleva essere, ma sempre senza perdere da vista, senza perdere il senso di rispondere al campus considerato nel suo insieme. Qui vediamo questi tre pezzi, ormai per materializzarli le sue dimensioni un po' al di là degli eschizzi, e in questo eschizzo ancora mostra quanto questi tre eschizzi centrano la collezione, ma lasciano un altro pezzo aperto, che è il pezzo aperto per tutte le altre opere d'arte della collezione che non vengono accolte in questi tre, diciamo, cubicoli cruciali degli artisti che ho menzionato. Passerò per questi artisti svelto molto rapidamente. Sono artisti che per noi, per la gente della mia generazione, per gli spagnoli, hanno veramente valore e interesse. Questo è lo scultore Oteiza, una figura molto prominente nella vita plastica spagnola negli anni 70 e 80, fino alla fine del secolo. Un artista che ancora faceva questa volontà di trovare l'essenzialità della materia, l'interesse della sua opera. Si può dire che è un artista molto attaccato a quella visione trascendente degli artisti astratti degli anni 50-60. E altrettanto può dirsi forse Oteiza più radicale di Tàpies, più conosciuto
ovunque. Tapies sta qui rappresentato con pezzi, al mio avviso, di grande valore, come questo omaggio alla Catalogna del 1970, un dipinto con tanto interesse e ancora di più in questi momenti nella Spagna, degli altri dipinti e questo altro pittore sicuro meno conosciuto nell'Italia, Palazuelo, un artista diverso che si giova di non fare la cornice del quadro, pensare in un spazio senza limiti, che qui il dipinto prende una porzione, ma veramente in questo mondo espansivo, panteista, è stato veramente per noi un artista di primo ordine. E qui si vedono ora tre pezzi e ancora questo quarto pezzo dove si raccolgono gli altri pezzi della collezione. E fra questi pezzi, quei più conosciuti, un Picasso e un Rothko, uno dei pochissimi Rothko che si trovano nella Spagna, ma quello che mi interessa veramente è mostrarvi come come il museo cresce, come cresce adesso con l'aggiunta di una nuova sala, una sala per tutte quelle mostre temporali che sono così importanti, importantissime nella vita dei musei oggi. Questa è una sala di dimensioni generose, come può vedersi in un'immagine come quella, un'immagine dove questo Íñigo Manglano Valle, un artista colombiano, ha fatto quei grandissimi cubi di legno, dove gli spazi semplicemente possibilitano che accadano, che si producono tutte quelle opere d'arte di questo nuovo modo di fare arte nei quali ci siamo oggi. E dopo un altro pezzo ancora, che è il pezzo di un piccolo teatro che lo vedete qui e che permetterà all'università pensare che invece di essere soltanto un museo per avere cura di questa collezione, l'edificio poteva diventare un piccolo centro culturale per l'università, quello che un pezzo come il teatro vorrebbe fare. E fra questi pezzi non si potrebbe parlare qui nemmeno ancora un'altra volta di frammentazioni, non sono frammenti, alla fine è un modo di articolare, un modo di generare o fare possibile che tutti quei pezzi che hanno vita propria possano anche vivere insieme. Questo che vorrebbe che indicassero un disegno come questo, mostrando l'importanza di tutti quei spazi interstiziali, che alla fine, come dicono, negano qualsiasi senso di condizione fortuita o aleatoria delle masse e i volumi. Ed qui si vede un po' la struttura del museo completo, un museo che veramente più che l'idea di un animale ben strutturato vorrebbe essere vicino a una
visione della forma più cristallina o geologica. Alla fine mi piacerebbe avere trasmesso questo senso di come si organizzano noi intorno a quei cammini, sino quanto mettendo accanto questi pezzi siamo capaci forse anche di fare tutti quei cammini che ci portano insensibilmente agli spazi dove si chiudono e ci sono le opere d'arte, sono tutti quei spazi, quei che vedremo adesso, i diversi livelli si sovrappongono di una maniera che veramente si rompano questo senso di spazi in due livelli diversi, invece si può avere una lettura del museo in chiave di unità. Lo vediamo già in tutti questi corridoi o questo spazio, un finestrone che permette di cambiare il senso del spazio sottoterra. E qui vediamo l'edificio che, a mio avviso, dove l'edificio può giudicarsi succevole, ed è soprattutto nel senso che, al contrario di quello che fanno tutti gli altri edifici, che sono volumi autonomi, il nuovo museo riconosce il valore della topografia, e riconoscendo quel valore della topografia fa un senso di rapporto speculare con tutti gli altri, provocando una visione del campus nel suo insieme che non c'era prima. È curioso, nello stesso modo che la chiave di un arco alla fine, o da fine all'arco come figura, il nostro edificio, mi piacerebbe che facessero l'sforzo di vedere l'edificio come veramente dando compiutezza a tutto quello che sono gli altri edifici. E questa volontà di accoppiarsi al campus e di dare risposta, come vi dicevo, questo edificio che non è tanto, in questo senso non si potrebbe dire che il museo è così albertiano. Il museo più che albertiano è tanto più, non si genera da se stesso, come accade con questa architettura albertiana tan meravigliosa, benché può sembrare paradossale, fare più ampio il campo di intervenzione e facendo l'edificio partecipare, parteggiare di tutto il campus nel suo insieme, benché può sembrare più ambiziosa e più umile che questa volontà di generare un pezzo che dà ragione da se stesso. In questo, questo mostra veramente quanto, per bene o male del nostro tempo, non siamo capaci probabilmente di pensare che l'architettura ci dà tanto come forse Alberti credeva che poteva dare. Adesso, in questa volontà di essere vicino al campus, veniva una questione così importante come la scelta del materiale. Io avevo fatto un po' qualche esperienza di quello nel museo di Miró a Palma de Mallorca e mi sembrava che forse poteva fare qualcosa del genere pure qui. E questo è quello che facciamo. Quella
chiusura dei blocchi, dei volumi e in un certo senso è stato diciamo essere permeata o essere permeabile tu alla luce con tutte quelle finestre orizzontali che ormai eravano in Palma di Mallorca, ma che qui hanno diventato veramente un leitmotiv. I pezzi mantengono quella sua integrità formale soltanto in se stessa, e quello che sta dicendo una immagine come quella che avete in fronte di voi, ma alla fine i pezzi hanno senso uno accanto all'altro, pur riconoscendo il valore che hanno in quanto localizzazione. E qui, ad esempio, si poteva fare una lettura del museo cominciando da questa porta d'entrata, che la vedete pure qui. L'edificio è costruito molto bene, veramente si può dire, un calzestruzzo che ha la qualità che possono avere i calzestruzzi degli architetti giapponesi. Adesso bisognerebbe dire, qui queste sezioni di tre o quattro immagini ci porterebbe un po' più a dire qualcosa a proposito del linguaggio, quanto questo modo di comporre e di generare l'edificio, come diceva, in quanto riflessione, in quanto dialogo con tutti gli edifici esistenti, finisce in questa apparente aleatorietà dei pezzi, che si fa evidente nelle coperte, le coperte che sono come un altro giardino da dove giovarsi dal campus. Pamplona probabilmente uno dei campus più belli della Spagna. E qui il campus, anche l'edificio, anche in un certo senso riconosce quanto nella sua posizione fa un po', è un elemento di transizione fra la città e il campus, aiuta al campus a riconoscere dove sono i suoi limiti e, riconoscendo quei limiti, anche si presenta di un modo amichevole alla città. È un edificio che in questo senso non ha spalle, è un edificio che si può vedere di qualsiasi orientazione, in quello neppure l'edificio di Albertiano invece vuol essere sensibile al modo nel quale sei stato installato nella città, e in questo caso nella città e nel campus. Questi tre edifici che abbiamo visto, mi piacerebbe avesse contributo almeno a esprimermi o a chiarire quello che volevo dire al cominciare queste parole, dicendo quanto mi resisto a vedere gli edifici quanto oggetti, e invece più e più vedo gli edifici connessi con quella realtà più ampia che sia la città, nel caso di Toledo, Cartagena, o il campus in Pamplona. Ma è vero pure che ci sono momenti dove ancora si domanda all'architetto
si domanda all'architetto cose che si hanno domandato pure alla professione nel passato. Mi sembra che queste sono altro tipo di edificio, altro tipo di progetti dove dire qualcosa, non dirò dare risposta, ma dire qualcosa a proposito di questa simbolicità che si pensa l'architettura o quello che chiamiamo architettura può avere è ancora presente. E quel caso di San Sebastiano, che è una piccola parrocchia, è una delle città più belle di Spagna, San Sebastiano. Là ci vede il volume bianco e questa chiesa di dimensione mezza, se saranno ma più o meno la dimensione, qualcosa della dimensione di San Sebastiano, ma anche con la rettoria e anche con una volontà di non essere valiosa in se stessa, come un edificio come questo. Questo si vede bene in questa pianta, la chiesa e la rettoria vengono insieme e inserite in un parco che la città ha costruito accanto a un quartiere convenzionale di classi mezze o mezze alte, diciamo, ma un quartiere senza molti attributi, crociati da delle strade generose, di proporzioni, di standards di un certo valore, ma veramente senza attributi. Là sarebbe proprio l'espressione più chiara di quello che questo quartiere è. Un quartiere che alla fine degli ultimi meandri nella città del fiume Urumea, il fiume Urumea che dove si trova il Cursal, là dove finisce e si entrega al mare, e dove c'è pure un edificio d'abitazione che è uno dei miei primi progetti degli anni 60, che è l'edificio Urumea. Qui una visione del modello che un po' anticipa qualcosa di quello che vorrebbe fare. In un certo senso è un edificio che si resiste a essere autonomo da se stesso, e per quello quella croce distorta che identificate domanda aiuto immediatamente del cortile e di tutte quelle dependenze del rettore, e allo stesso tempo dice qualcosa come le piacerebbe essere nel rapporto del giardino parco e nel rapporto della via. Noi abbiamo avuto pure, devo dirlo già al passo, possibilità di scegliere la localizzazione della chiesa, perché il comune di San Sebastiano aveva un debito col vescovo di un suolo e l'avevano offerto qualsiasi suolo in questo nuovo quartiere, e loro volevano mettere la chiesa alla fine proprio all'asse, un po' diciamo che insistendo in quello che era questa idea urbana decimonica assiale. Invece chiaramente io ho voluto più mettere la chiesa non in fondo al quartiere, ma veramente dare al quartiere una certa protezione visiva con la chiesa e il parco, ma lasciando la chiesa tangenzialmente, di un modo che chiesa, strada e cortile e dipendenze
fanno questo insieme che come mi piacerebbe vedere alla fine la vita di un volume come questo nella Chiesa. E qui si vede un po' la Chiesa, si capisce che la porta mette il fedele in questo recinto più privato, la Chiesa non vorrebbe presiedere completamente il quartiere, invece lasciare questa capacità di elezione che metterebbe a chi volesse dentro di quel piccolo recinto, ma mai metterlo in tutto l'insieme. E qui la pianta che mostra molto chiaramente come piacerebbe che la Chiesa fosse. Alla fine, per me è difficile pensare la Chiesa senza riconoscere l'istoricità di un edificio come una chiesa. In questo senso, ritornare un'altra volta al schema in croce mi sembra che lascia l'architetto sulla strada di una memoria più che inconscia, che alla fine permette dar comincio a un certo senso di forma nell'edificio che gioca nel suo favore. Ma in questo caso il corridoio che vedete porta al cortile, porta e la croce immersa nel quadrato, che non è proprio un quadrato, lascia i quattro angoli che si costituiscono di un modo diverso. Uno è la Chiesa del Sacramento, un'altra della Reconciliazione, dopo c'è un'altra per Battistero e un'altra che è la Sacristia. Vediamo adesso delle case del rettore e dei presbiteri che vivono con lui e dopo i livelli più alti che non ci interessano tanto. E dopo quest'altra che è più curiosa, perché questa chiesa non si avrebbe costruito il vescovato di San Sebastiano veramente non aveva dei fondi per fare questa chiesa. È stata molto la volontà del rettore. E cominciato con l'aiuto degli imprenditori che avevano costruito il quartiere. Il País Vasco è un paese dove ancora la Chiesa ha una certa presenza e avevano veduto con buoni occhi anche aiutare la costruzione della Chiesa, ma in un certo momento non hanno avuto i fondi per andare avanti e c'è uno di loro che hanno detto perché se abbiamo avuto bisogno di rialzare la Chiesa fino ad arrivare al livello che volevamo, perché non facciamo uso di quello? E facendo uso di quello e costruendo un supermercato possiamo produrre i fondi, i redditi che permetteranno costruire la Chiesa. Veramente ho capito che aveva senso fare quello. Abbiamo lasciato la Chiesa, che è quello che mostra il disegno, al di fuori. La Chiesa non è stata costruita dello stesso modo che qui in San Sebastiano abbiamo dopo la cripta così importante. Io non volevo che la cripta della Chiesa fosse il supermercato, ma sì voleva che il supermercato potesse essere il punto d'incontro nello stesso modo che accade nelle piazze delle erbe italiane dove coincidevano chiesa, signori, mercanti, gente che venivano dai campi, eccetera. E qui si vede un po' il volume della chiesa che vi... Qualcosa, il tetto
parla pronto e presto di qualcosa che veramente diventerà in un progetto come questo è cruciale, che pensare alla Chiesa dalla luce. E qui un'altra volta la luce è così importante in Alberti, una luce anche filtrata attraverso di quei oculi, veramente un'altra volta dirò che in questo senso di perfezione è una luce più metafisica, che una luce in questo senso più sensoriale, come vedremo nel caso di questa chiesa. Qui adesso si vede la pianta un po' meglio, si vede anche come abbiamo lasciato l'asse sull'altare, che l'accesso alla chiesa un po' di un angolo che mette accanto alla porta d'entrata il battistero, forza a fare un movimento, un angolo, ed si trova, bene, si vede qui, si entra di là, dopo si forza veramente a fare qualcosa che accade molto spesso nelle chiese, ma anche la chiesa ha questa volontà di permettere, aprire quelle grandi porte e permettere, non so, una grande festività delle nozze o della celebrazione. Allora l'asse ha valore, ma normalmente la chiesa è fuori d'asse, diciamo. Quel fuori d'asse che si sente bene e che si vede bene in tutti quei schizzi volumetrici per lavorare sulla luce. E questa lavorare sulla luce ci porta, la luce è così, ma questa luce così che forse ha in mente, non so, i lavori di un artista come James Turner, come James Turrell, è vero che questa immagine ha un po' configurato completamente pure la geometria e il contorno della chiesa, perché come diceva, in questo senso veramente si può discutere se il Tempio è l'offerta della forma perfetta a Dio o è anche un luogo dove sensorialmente i fedeli incontrano una certa risposta che favorisce il senso di trascendenza o il senso di quello che in un modo vago possiamo definire come spiritualità. Questa immagine è un'immagine in costruzione che io non ho mandato a farla, ma che un'altra volta mi sembra che rimanda un'altra volta Alberti, perché Alberti insiste moltissimo in De re edificatoria, come dico, nel ruolo che gioca il committente nell'opera d'architettura. In questo caso il committente non è un committente che ha depositato la sua fiducia nell'architetto, ma che veramente è l'architetto chi le porta a fare anche un sforzo tale come quello che si vede qui. Alla fine ci sono quei momenti nella costruzione di un edificio quando uno si domanda a se stesso, ma come ho avuto il coraggio, il valore, o meglio l'osadia di domandarle a qualsiasi fare. E questo momento in costruzione che mi sembra lasciare costanza qui, perché la Chiesa è quello, ma veramente per arrivare a quello bisogna avere fatto molte altre cose che non sono così facili da capire fino alla fine. Qui siamo adesso negli spazi della Chiesa, abbiamo aperto quei grandi portoni che vi portano. Devo dire che veramente io non ho avuto qui il più
magnificente o magnifico nel senso delle ricchezze dei clienti, eppure non credo che può trovare un cliente con meglio fede che la fede del rettore di questa chiesa, che credeva veramente che la chiesa ancora poteva rincontrarsi con l'arte moderno, con l'arte moderno, se volete, con quello che chiamano arte moderno in un paese basco dove la influenza sia di Oteiza o sia di Chillida veramente ha aiutato alla gente più semplice a pensare che veramente l'arte ancora ha un valore. Quello lo domandava questo rettore, come domandava pure l'organo, come domandava veramente un senso che a me sempre in questa storia della Chiesa mi sembra che la Chiesa ancora più oggi non credo che sia soltanto un problema del rituale. Molte volte chi si occupano delle chiese parlano di quella importanza della liturgia, ma veramente dal libero esame fino adesso l'esperienza religiosa è un'esperienza tanto più individuale che alla fine tu puoi parlare del rituale, ma dovresti pure essere rispettoso con i singoli fedeli che vogliono con ragione o senza averla, ma vogliono veramente situarsi in un posto dal quale possano sentire che stabiliscono quel rapporto con qualcosa trascendente che può chiamarsi esperienza religiosa. Per quello questa Chiesa non è così stretta con gli assi e vuol lasciare ai fedeli trovare molte localizzazioni. Non c'è soltanto una visione prospettiva degli spazi, ma invece questa possibilità di scegliere da dove ti vorresti stare o vorresti essere. Adesso vedete che la luce, questo sforzo per fare della luce l'elemento di attivazione di tutti gli spazi e anche dell'atmosfera è così importante. E qui si vede nell'asse, qui si vede in un battesimo. Qui l'organo è un regalo. No, veramente San Sebastián è forse una delle città spagnole più, come dirò, si dico più europea, ma veramente di un livello di benessere più grande sotto molti punti di vista. Ad esempio, non so, l'organo è stato il dono di un feligres che ha voluto dare alla Chiesa qualcosa come questa. Questa è la Cappella della Riconciliazione, dove il confessionario è stato distrutto, invece un dipinto di un artista donostiarra alla fine vorrebbe produrre un senso di pace. So bene che non si sa bene quanto fare entrare ai sensi in tutti quei pensieri, sentimenti, ha senso o no, ma quello è questo che vorrebbe dirsi qui, questa possibilità di fare un rapporto col prete sia semplicemente amichevole o protetto o quella atmosfera completamente diversa a quella siamo abituati.
E qui c'è il sacramento, in questo pezzo che è il sacrario, molto metafisico, come vedete, la luce di questa cappella del sacrario, la Chiesa come qualcosa che in un certo senso si produce come un scudetto che fa protezione di un quartiere senza così chiaro carattere, il finestrone di scala gigante che vuol mostrarsi un po' come la Chiesa che apre i suoi bracci alla città e che dà luce direttamente alla cappella del battesimo, a quella che vedete là. Questa porta aperta perché chi si sente attratto può far uso di quella strada invece dell'androne che corre parallelo alla strada delle macchine, questo interno che vi porta al cortile con un testo scritto in latino, in castellano e in euskera di San Paolo al fondo. E qui si vede come si fa accesso al supermercato di chi ha parlato sotto, così vuol dire che chi va a fare la spesa quotidiana o porta i bambini al parco può trovarsi all'ombra della chiesa senza pensare che fa qualcosa di eccezionale. Qui un'altra volta quel finestrone di cui abbiamo parlato e come si vede alla notte e come si vede qui, questo che in un certo senso fa riassunto, risume quello che sono stato capace da dire come risposta a quella domanda di contenuto simbolico per una chiesa oggi, e considero questo tipo di incarichi i più difficili che un architetto può trovare. E credo che con questo ho finito. Molte, molte grazie.